Amici e amiche di Peppe Hightech, bentornati sul canale con una nuova puntata di Dragon Ball Z Kakarot. Allora, il nostro Vegeta, dopo essere guarito dalle ferite riportate contro Zarbon, è riuscito a scappare a impossessarsi delle sfere del drago. E ora sta inseguendo Krillin che ne è riuscito a ottenere una dal vecchio saggio. Quindi procediamo all'azione. E mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Allora, eccoci qui, Vegeta. Ora, mi sa che è arrivato. Dove Bulma è nascosta con la sua capsula? Perché sta seguendo Krillin. Sì, Krillin! Bulma, se te ne stai qui fuori ti scopriranno. Quella è una sfera del drago. Quelle originali sono enormi. Sì, me l'ha data l'anziano saggio, è stato molto comprensivo. A proposito, Bulma, dov'è Gohan? Voglio portarlo dall'anziano saggio. È andato a prendere l'altra sfera. Il radar la segnalava vicino al villaggio attaccato da Vegeta. Ah, davvero. Ma cosa? Quest'aura Vegeta! Non immaginavo di incontrarti qui, terrestre. Oh no, era così preso dalla mia nuova forza che non mi sono accorto di lui. Non indosso un scout e deve aver imparato a percepire l'aura. A giudicare dalla sfera che tieni tra le braccia, direi che abbiamo lo stesso obiettivo. Mm. Per vostra fortuna, una cosa da fare prima di prendermi quella sfera. Ma non pensate neanche minimamente di provare a fuggire. Eh? Eccolo. Zarbon, scontro finale. Però ne hai di fegato vegeta. Per colpa tua, ho perso la fiducia di Lord Freezer. Dimmi, dove hai nascosto le sfere del drago? O dovrò strappartelo di bocca con la forza. Provaci. Non impari mai. Ecco il prossimo scontro con Zarbon. Ah, direttamente con la super forza. Come previsto, abbassato la guardia. Vai scappa 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 Vegeta no Vegeta un po' più reattivo però eh Ok vai scappa scappa qua dietro ricarica Laura bene così No l'ha evitata Ah Vai, colpisce... No! Forza! No! Ci ha beccato di nuovo! Ok, così, bene! Vai così! Vai così! Vai! Bravo Vegeta! Costa di... Ah, l'avevamo beccato! No! Forza! No! Ci ha beccato di nuovo! Ci volevo tenere alla larga da questo colpo! Scappa, scappa, scappa! Scappa! Ah! No, dove è andato? No, era su! No! Via via via! via. Dobbiamo stare lontano! Lontano, lontano, lontano che non ci deve prendere! Non ci deve prendere! Non ci deve prendere, non ci deve prendere, non ci deve... Ah, sì! Abbiamo vinto! Sì! Abbiamo sconfitto Zarbon! Yes! Grande! È al solo secondo tentativo. Hai visto, Jade? Hai fatto un grosso errore curandomi, sai? Stavo quasi per morire. Ma noi Saiyan diventiamo più forti ogni volta che siamo a passo dalla morte. Ah, ecco perché la forza di Goku aumenta dopo ogni suo incontro. Allora, cosa vuoi fare? Che ne dici di darmi quella sfera senza creare problemi? Se. se ti do la sfera te ne andrai di qui senza farci del male? E <ride> eh, va bene, a me interessa solo la sfera del drago, non ho tempo per giocare con voi pesciolini. Finalmente sarò io a dominare l'universo al posto di Freezer. Ormai la vita eterna è mia. Uh, avete visto le tonsille eh, ok non possiamo permettergli di averle tutte gohan mi raccomando torna qui senza farti scoprire da vegeta ok abbiamo guadagnato qualcosina avanzamento vediamo un po' gohan che sta facendo Trato, spero che Cleen e Bulma stiano bene devo sbrigarmi ok quindi ora Gohan deve tornare alla base. Battaglia per le sfere del drago. Ok, andiamo. Aspetta un attimo però. No. Nah. Ok, arriva qualcuno? Vegeta! Devo muovermi e trovare un nascondiglio. Dove mi nascondo? Eccola. Bravo Gohan. Eh? Improvvisamente sente una potente aura davanti a me. Ora è scomparsa completamente. Impossibile. Chi dove lo sei? Se non ti fai vedere ridurrò in cenere tutta la zona. Aspetta! Sono io! Oh, il figlio di Kakarot! La sorella del drago! Allora tu... È un regalo del tuo amichetto pelato. Grillin, l'hai ucciso? Se vuoi torno indietro lo faccio. Eh? Tranquillo, l'ho risparmiato perché ora ho tutte le sfere. Tutte le sfere? Cosa eh? Cos'ha in mano? Questo? Un orologio? Così grande? La vostra tecnologia è così arretrata? Mi meraviglia che siete arrivati su questo pianeta. A proposito, anche Kakarot è venuto qui con voi? Uh, no, no, non è qui. Capisco. Che peccato. Quando tornerai sulla Terra, consegna questo messaggio a Kakarot. La prossima volta che inc ci incontreremo, farò saltare in aria lui e il suo prezioso pianeta. E ha tutta la risata malvagia come potete sentire. E non si è accorta, sfetta. C'è mancato poco della sfera, non della sfetta. Uh -huh. E Gohan è contento. Che non se ne è accorta. Visto Jaden come è contento? e eh sì. Ciao, Grilling! Gohan, finalmente! Krillin guarda l'ho trovata. Evviva, proprio quello che ci voleva. Bravissimo, Gohan. Dopo ti spiegherò perché. Ma dobbiamo andare subito via da qui. Credo di saperlo, anch'io mi sono imbattuto in Vegeta. eh? Sì, ma non ho scoperto questa sfera perché l'ho nascosta. Sei fortunato anche tu. Adesso basta, andiamocene. E qui Vegeta si rende conto che la sfera non c'è più. Non c'è. Impossibile. Ho incontrato sia il pelato e il ragazzino qui nei paraggi. Ma come avrebbe potuto trovare la sfera? Ah, forse quello che aveva con sé non era un orologio. Dannato moccioso. Non perderò mai chi mi prende in giro. E ora Vegeta si è arrabbiato. Si è arrabbiato molto. Maledizione, sono spariti quei terrestri. Come hanno osato ingannarmi? Ma prima o poi dovranno muoversi per cercare le altre se sfere in mio possesso. E quella sarà la loro fine. Bene, ragazzi, allora abbiamo visto un vegeta infuriato. E ora vediamo un altro piccolo spezzone e poi salviamo. Vediamo un po' cosa detto e gli altri sono riusciti a ottenere una sfera del drago dell'anziano saggio, ma Vegeta gliela sottratta subito. Per fortuna la prontezza di Gohan ha impedito che il malvagio Saiyan riuscisse a recuperare tutte e sette le sfere. Per sfuggire alla furia di Vegeta, i tre cercano un nuovo nascondiglio. Poi Krillin torna dall'anziano saggio con Gohan al seguito. Ok, l'asso nella manica di Freezer. La squadra Ginyu pronunciamolo come ha pronunciato lui, lingua originale, quel maledetto sembra diventato ancora più forte, per ora non abbiamo speranze contro di lui, neppure combattendo insieme, Gohan il un saggio potrebbe aumentare il tuo potere, anche fino al livello di Vegeta, davvero? andiamo qua, dobbiamo volare subito da lui Perfetto ragazzi, noi ci fermiamo qui. Il potere latente di Gohan lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi invito sempre a lasciare mi piace sotto il video se vi è piaciuto, di commentarlo anche con suggerimenti, di condividere i canali YouTube e Facebook sulla bacheca dei vostri social, di dirlo a parenti, amici, conoscenti e farli iscrivere al canale. Voi continuate a seguirmi, noi ci vediamo con il prossimo video e come dice Jaden, ciao a tutti ed è qui vicino, vi faccio salutare anche da lui. Ciao! Avete sentito? Ciao e alla prossima. Ciao!